Il Trentino può diventare la Silicon Valley d'Europa. Con questa consapevolezza si è chiuso il primo forum europeo per l'innovazione, convegno organizzato dal centro di ricerca CreateNet e dall'Alleanza Europea per l'Innovazione, con il patrocinio della provincia autonoma di Trento. Dal 23 al 25 giugno scorsi il Trentino si è trasformato in centro europeo dell'innovazione, ospitando confronti e dibattiti tra le migliori menti del settore ICT, le tecnologie per l'informazione e la comunicazione. Grazie a eventi come il Forum e a realtà come l'Alleanza Europea per l'Innovazione, la nostra provincia ha l'opportunità di confrontarsi sul piano internazionale, cogliendo la sfida lanciata dalla New Economy e diventare attore centrale della partita dell'innovazione che si sta giocando in Europa. Il Trentino è uscito dalla fase della sua povertà negli anni 60 proprio investendo sull'innovazione, sulla formazione, sulla ricerca, sull'apertura del sistema locale a rapporti e collaborazioni a livello europeo e internazionale. Quindi innovazione è una dimensione costante, obbligata, vorrei dire, per un territorio come il nostro, a meno che il territorio non scelga la strada della mediocrità. Questo, siccome non lo vogliamo fare, il Trentino non l'ha voluto fare neanche negli anni duri e difficili, anzi ha investito sull'innovazione, questo significa che dobbiamo farlo anche in una fase di grandi cambiamenti come questo. Ci sono oggi tecnologie, ci sono competenze, conoscenze a livello locale e a livello globale di grande forza e di grande impatto. Quello che serve è accompagnare tutto questo con una cultura dell'innovazione, con una condivisione anche sociale dei temi dell'innovazione. È quello che stiamo cercando di fare. La crisi globale si può contrastare e vincere investendo in ricerca e innovazione. Questo è uno dei messaggi lanciati dalla Tre Giorni di Trento e condiviso dalla comunità scientifica. Gli investimenti della provincia autonoma di Trento nel campo dell'innovazione e di sostegno a iniziative quali il Forum sono stati importanti. Nonostante la posizione geografica decentrata, oggi il Trentino ricopre un ruolo decisivo nella società della conoscenza e dell'ICT, proponendosi come piattaforma tecnologica rivolta all'Europa. Durante i tre giorni del Forum Europeo per l'Innovazione, infatti, il Trentino è stato indicato più volte da più relatori come il territorio leader in Europa per la gestione degli investimenti destinati alla ricerca, grazie anche alla lungimiranza nelle strategie riguardanti l'innovazione. È molto importante per l'innovazione che si faccia rete, che quindi le diverse esperienze dialoghino, comunicano tra loro e possano imparare ciascuna dall'altra. Che questo si faccia in Trentino, poiché in Italia è all'avanguardia nella information technology, credo che sia un esempio importante. L'Alleanza Europea per l'Innovazione è una piattaforma dinamica, punto di incontro fra i principali leader europei del settore pubblico e privato, esponenti del mondo della finanza e dell'impresa, università ed enti di ricerca. L'obiettivo è chiaro: mettere a sistema e integrare esperienze e conoscenze di attori e organizzazioni specializzate nei diversi campi dell'innovazione. Il ruolo di CreateNet e dell'Alleanza, dunque, sono di importanza strategica per l'intero sistema trentino delle tecnologie per l'informazione e la comunicazione. Grazie a loro la nostra provincia ha l'opportunità di diventare la nuova capitale dell'innovazione europea. Un luogo in cui possono nascere e svilupparsi aziende in grado di portare sul mercato strumenti e soluzioni validi per il mondo dell'innovazione europeo, ma anche per consolidare e valorizzare quelle realtà che compongono oggi il distretto trentino delle tecnologie per l'informazione e la comunicazione. Trentino è già un posto di eccellenza in ICT. Può essere catalizzatore per innovazione in Europa e diventare un magnete per risorse europee, attività europee qui a Trentino.